Ma no, ma Torre, Torre. Torre è andata già lì. Ma c'è la. Allora prego il consigliere di prendere posto. Per cortesia in sala. Allora riprendiamo i lavori del consiglio. Allora chiedo scusa in sala e al pubblico, si prega di accomodarsi. Consigliere Barbuto, consigliere Barbuto, consigliere Martino, prego. Allora consigliere Barbuto, ma penso che cioè, allora riprendiamo i lavori del consiglio. Allora passiamo agli argomenti dell'elenco C, le mozioni. Allora come prima mozione è la numero 1148 presentata da me, che adesso vado a leggervi. Allora, se per cortesia fate un attimo di silenzio, visto che si tratta di un argomento che credo interessi un po' tutti, se per cortesia il pubblico si accomoda e faccia un po' di silenzio, procedo alla lettura dell'ordine del giorno. Allora, adesione all'ordine del giorno della Coldiretti di Torino dal titolo Azione di tutela delle produzioni agricole locali. Preso atto che la Coldiretti di Torino in data 28 novembre 2011 ha trasmesso un ordine del giorno a tutela delle produzioni agricole locali di cui all'allegato a questa mozione, considerato che il Consiglio Comunale di Collegno condivide tale ordine del giorno ed intende impegnarsi per la tutela del Made in Italy al fine di garantire il consumatore sull'origine dei prodotti e per la salvaguardia del lavoro, il reddito e l'impegno profuso dagli imprenditori agricoli finalizzata alla produzione di qualità a fronte delle ripetute contraffazioni attuate con prodotti che nulla hanno a che vedere con i nostri territori e provocano ingenti danni economici ed immagine alla nostra produzione agroalimentare. Considerato inoltre che occorre creare un'effettiva trasparenza di mercato, la corretta informazione dei consumatori, la difesa delle tradizioni produttive e del reddito dei nostri imprenditori agricoli, quindi il Consiglio Comunale delibera di aderire a tale ordine del giorno ed inviarlo come proprio a tutti gli organi istituzionali competenti, il Presidente della Repubblica, il Presidente delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Piemonte e della Provincia di Torino, affinché accolgono tali istanze per quanto di loro competenza. Allora, brevemente, la proposta che ci arriva dalla Coldiretti intende mettere in rilievo l'uso che nel resto del mondo viene fatto dei prodotti tipici, dei prodotti che caratterizzano la nostra Italia, il cosiddetto Italian Sounding. Questo è un modo di contraffare quelli che sono i prodotti che hanno reso l'Italia famosa nel mondo, tanto per dirne una, il parmigiano al posto del parmigiano, traendo quindi in inganno, diciamo, i consumatori che pensando sia un prodotto italiano lo consumano, ma d'italiano non ha proprio niente. Oltretutto c'è una denuncia molto esplicita verso la Simest, che era una società creata dal governo precedente a questo e che, volendo sostenere le aziende italiane che si rilocalizzano all'estero, va bene, producono all'estero prodotti con questi marchi un po' che richiamano quelli che sono i marchi italiani, però con prodotti, diciamo, latte, salami e quant'altro, che non sono di provenienza italiana. Per cui c'è una presa proprio esplicita di condanna da parte della Coldiretti e da parte anche di tutte le organizzazioni che si occupano
di Agricoltura e di Commercio, e quindi chiede che il Governo, e chiede anche a noi come Consiglio Comunale, di esprimerci e di intraprendere iniziative. Io ho pensato di, pensando che questo Consiglio fosse d'accordo, va bene, ho presentato alla conferenza dei capigruppi, i capigruppi mi hanno autorizzato a presentare questa mozione ad inizio di seduta, e considerato che ci sono diverse parti sociali, la Confindustria, l'ABI, l'Alleanza Cooperativa Italiana, ANI, CGL, CIE, cioè chi ne ha più ne metta, con la Confagricoltura, Confapi, va bene, d'accordo su queste cose. Allora, io concludo il mio intervento, anche perché qualcuno mi ha richiamato, va bene, e passo all'eventuale dichiarazione di voto, però si è preso d'accordo che i capigruppi si sarebbe votato alla delibera senza discussione. Se questo è l'intendimento, però se qualcuno vuole intervenire, naturalmente ne ha diritto.